Quindi attenzione, attenzione, attenzione. Questo è l'inventore della moviola, vedi come cazzo viene questo. Questo rappresenta le star, ma dopo tutte e due magari, no? Allora, attenzione ragazzi, attenzione. Allora, nome, nome, per favore. Io Gioacchino il nome, sì. Giacchetto il cognome, 2G, 2G. È una moglie. Una? Moglie. Perché è femmina la moglie, giustamente. Marito, essendo uomo, marito. La moglie è sempre la moglie. Sicuramente che per la figura di merda se ne asciutto, sicuramente. La moglie. Da Gravina vieni? Gravina. E dove vieni per forza, sì? Sì, siamo qui alla spiaggia. Rimani in spiaggia, sin da me, perché quando vieni tra... Senti, ma stai in vacanza qui, che stai facendo? Vacanze. Vacanza o vacanze? Perché? Che fai nella vita? Ho fatto 48 anni di trasportatore di tufi. Se parli in stampatello si capisce. Hai fatto 48 anni il trasportatore di tufi? Tu. E così sei diventato proprio. Cioè, vedi. Senti. Tu, no, sto scherzando. E quindi qua stai in riposo? Riposo. Fino a? Diciamo domenica, poi non sappiamo altro. Non sappiamo. Ci la facciamo finita. Allora chi mi c'è? Grazie, non mi capisco. 50 anni sono andata alla scuola. 3 anni. Ah. Ho fatto la. Te ne c'è chiedono prima. Aspetta che sei il preside qua, quanti anni fa? Ho passato all'asilo. L'asilo, sei stato bocciato all'asilo, non ho capito. Ho passato. Hai passato l'asilo, beh è già una soddisfazione. E poi abbasso, ma ogni tanto. Allora, hai passato l'asilo. Quindi adesso hai una moglie, quanti figli? Sì, insomma. Adesso sono 5. Come se n'è andato, abbiamo messo 5 figlie e io e mia moglie. La moglie sembra la moglie. Il modulo, vedi? Modulo, abbiamo visto ad Altamura. No, in maniera generica, lo vedi il modulo? Lo vedi il modulo? Cioè, in televisione è mai capitato di vederlo? La verità mai. La bugia invece? La veritissima. Mai l'hai visto? E perché? Non cerco il programma a me. Il programma mio era la televisione, non ci sta finito. Mannaggia. Dammi un vocabolario, scusa, non tanto adesso a capire. Ma lei, chi è quella là che sta seduta là a fianco a te? Tua? Quella là, chi è tua? È mia. Sei tu, che cazzo la tua? Però voglio dire chi è? Tua sorella, no? Mia moglie. No, mia moglie. Ah, no. Ma quando vai a mare la mattina, che fai a mare? A mare che fai? Non mi metto al mare. Appena le gambe. Le gambe le metti nell'acqua, no? Nell'acqua. E che ho paura. Di che? Ancora mi tira. Chi? Ci tanto le onde. Ehi, e quando il mare è caldo, che cazzo devi tirare? Ho paura. Ma mi metto io da lì, ti do io domani, faccio vedere. E tua moglie anche pure nell'acqua si mette? Ci mette paura pure. Moriamo tutti e due. Tutti e due. Ogni paese che vai, c'hanno in dialetto loro. C'hanno? In dialetto. Noi ci abbiamo il dialetto gravinese. Questi hanno il dialetto murano, questi hanno dialetto... tutti i paesi. È normale. Pura... Devo te, devo te, ecco. Devo te, ma... Avete finito tutti e due, che cazzo? Facciamo un riassunto. Quando io mi siedo, voi tre vi... Alzate. Vi alzate. Se io mi alzo, voi tre... Ci sediamo. Bravo. È facile? Che come una giostra.
è una cosa così semplice che in effetti i risultati già si vedono. Ma in piedi, io sto seduto in piedi. Oh, hai capito? Guardami, guardami. Se io mi alzo, voilà. Io mi alzo, tu? Dillo parole, quando mi alzo? Di siede. Io mi alzo e tu? Mi siede, dillo. Se io mi siede, tu? Mi alzo, no? Se io mi siedo, tu? Mi alzi. Vuoi comprare una vocale, una consonante? Però l'importante, non dimentichi che quando io mi alzo, tu? Mi siedi. Quella che sta seduta, chi è? Tua? Moglie. Moglie. Mia. Ma sta per sconfondere, ma che cazzo, ma che sto imparando il linguaggio.